Bentornati a Verona Economia. Oggi, lo ricordavamo, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Anche per questo motivo l'associazione Gli Invisibili, guardiamo proprio anche la locandina, ha organizzato per domani, martedì 2022, alle ore 20:45, questo evento Zoom Safer Internet Day 2022, le insidie del web. Insomma, un panel di relatori di primo ordine per spiegare ai genitori soprattutto quali sono queste insidie, e per farlo, per anticipare un po' alcuni contenuti, abbiamo in collegamento Gabriella De Strobel, avvocato del Foro di Verona e segretaria nazionale AIAF. Benvenuto, avvocato. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, torniamo a parlare di questo tema. Internet, lo sappiamo, ha offerto e offre grandi opportunità, ma al contempo anche mette a rischio i nostri ragazzi, e i genitori sono sempre più preoccupati. Allora, quello che bisogna dire di questo fenomeno è che il cyberbullismo è un fenomeno che si sviluppa a seguito dell'ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di giovani e preadolescenti. È un uso inappropriato della rete, perché la rete offre grandi possibilità, la rete è anche uno spazio di diritti, la rete ha delle positività grandiose, mette in comunicazione le persone da un capo all'altro del mondo, scambio di contenuti, possibilità di anche ampliare la propria cultura, le proprie conoscenze. Ma un uso inappropriato di questi strumenti porta a dei fenomeni come quello del cyberbullismo, che soprattutto agiti nei confronti di adolescenti, di preadolescenti, mette questi giovani veramente in gravi difficoltà. Qual è la caratteristica che possiamo mettere subito in evidenza? È che si tratta di un uso inappropriato del web, sostanzialmente fuori dal controllo degli adulti. Tra i ragazzi, fra le ragazze, il cyberbullismo è lo scambio di contenuti violenti, denigratori, discriminatori, che avvengono al di fuori di un controllo di un adulto, di un insegnante, della persona a cui questi ragazzi fanno riferimento essendo minorenni. Possiamo diciamo dire anche... Prego, prego, avvocato, finisca pure. Diciamo che gli stessi ragazzi, però, dalle ricerche effettuate anche da Save the Children e da altri istituti, se intervistati, sono i primi a dire che temono le insidie del web. Questi ragazzi vanno ascoltati, vanno aiutati. Questi ragazzi devono poter avere degli spazi in cui poter esprimere anche le loro frustrazioni, le loro paure, anche sull'uso del web. Ma c'è bisogno di un adulto vicino. Fenomeni di bullismo purtroppo ci sono sempre stati. Possiamo dire però che i mezzi digitali hanno creato, ai noi, una cassa di amplificazione potenzialmente infinita, perché pensiamo alle catene di messaggi virali che corrono, insomma, sul web. È questa una delle caratteristiche anche di questo nuovo tipo di bullismo, appunto il cyberbullismo? Lei ha centrato l'argomento. Il bullismo agito nel web, che quindi diventa cyberbullismo, ti dà la libertà di fare online ciò che nella vita reale faresti, ma magari con forme diverse o più attenuate. Una delle cose, la caratteristica, diciamo, più incredibile di questa forma di violenza è che tu la agisci nel web e non hai il contatto diretto con la vittima, hai il contatto su uno schermo, che è una cosa diversa, che quindi ti amplifica le tue possibilità. Non solo, quel contenuto che tu hai trasmesso via web, come ha detto benissimo lei, fa il giro del mondo in un nanosecondo ed è già stato scaricato da altre parti. Non solo, ti insegue di giorno e di notte. La differenza dal bullismo tradizionale con il cyberbullismo è che i comportamenti da bullo, violenti, denigratori, che si facevano tradizionalmente, non è che non si fanno più, certo, ma insomma che si fanno tradizionalmente nel bullismo, hanno un inizio o la fine nel momento in cui ti vedi, ti incontri fisicamente. Con il cyberbullismo non hai più confini,
ma non solo perché fa il giro del mondo, ma perché a te, vittima di cyberbullismo, ti insegue 24 ore al giorno. Non c'hai più un tuo spazio, perché di notte e di giorno quel contenuto gira, viene scaricato, viene visto e non hai neanche più un momento per dire, beh, se quella persona non l'ho vista, non l'ho incontrata, oggi me la sono cavata. Nel cyberbullismo non è così. E quindi le conseguenze per chi è vittima di questo fenomeno sono conseguenze molto più devastanti, diciamo, nel confronto, questo cyberbullismo attraverso il web. È più Ecco, devastante per la vittima. io approfitterei anche della sua presenza come legale per dire che intanto domani ci sarà un panel composto da psicologi, da tecnici informatici, da insomma, esperti anche di quello che potrebbe essere un risvolto della psiche. Per quanto riguarda invece gli strumenti giuridici, ecco, di fronte a un atto denigratorio, un attacco in qualche modo alla persona, e lei da legale, da avvocato, chiaramente cosa consiglia di fare anche per smorzare sul nascere un eventuale tentativo di appunto derisione che poi diventa anche una persecuzione online? Allora, guardate, di fronte a questi fenomeni non si può e non si deve stare zitti, ma si deve assolutamente denunciare, perché tra l'altro abbiamo delle forze dell'ordine che si sono formate, che si stanno formando, che si formano continuamente, che abbiamo una polizia postale che è sul pezzo e se informata, se alla polizia postale, in procura arrivano le denunce. Diciamo che la procura, la polizia postale si muove e c'è una cosa che il cyberbullo deve sapere, che nel web posso perseguitare infinitamente qualcuno, lo inseguo di notte e di giorno, lo inseguo nel mondo, ma il click parte da qualche parte, quindi traccia resta. E quindi questo deve sapere il cyberbullo. Che un'attenta indagine, un'attenta valutazione delle forze dell'ordine della questione che viene denunciata può, anzi, si risale in qualche modo al colpevole. Non si sfugge tanto rispetto a prima, perché resta traccia nel web di quello che è successo. E questo, magari, tanti ragazzi che agiscono in cyberbullismo un po' se lo dimenticano, invece devono sapere che ci si arriva. E c'è più traccia del bullo classico, Il bullo diciamo, resta la tradizionale. traccia. Ci vogliono persone qualificate, ma le Certo. abbiamo. E questa è una fortuna perché è insomma anche un sintomo di maggiore tutela per chi viene attaccato, chiaramente. Avvocato, lei è stata Abbiamo anche veramente. una legge. Sì, prego, prego. Chiuda magari su questo Abbiamo aspetto. anche una nuova legge del 2017, del 29 maggio 2017, numero 71, che ci ha dato anche degli strumenti legali più significativi. Abbiamo due strumenti importanti che bisogna conoscere e che forse le persone non conoscono. La possibilità per il ragazzo ultra 14enne di chiedere al garante della privacy e prima al gestore del sito di oscurare quel contenuto entro le 24 ore. Altrimenti nelle 48 ore successive deve intervenire il garante della privacy, quindi da un lato uno strumento immediato di tutela. È evidente che nelle 24 ore o nelle 48 ore Certo. quel contenuto può già aver fatto il giro del globo, ma Sì. comunque sarebbe importante riuscire a fermarlo da un lato. Dall'altro il cyberbullo può essere chiamato dal questore su denuncia della vittima o dei genitori della vittima e la persona può essere ammonita. Quindi abbiamo due strumenti importanti per intervenire subito. E prima si interviene, prima si interrompe, perché il cyberbullo si nutre anche del fatto che la vittima non si tutela e non reagisce. Grazie
Grazie avvocato, ripeto per i nostri telespettatori, se qualcuno fosse interessato ad approfondire questi temi, lo facciamo vedere ancora una volta, domani ore 20:45, un evento organizzato dall'Associazione Gli Invisibili, trovate tutto online, magari cliccando il link, lo vedete in sovraimpressione, cercando online trovate il riferimento diretto, è un incontro aperto a chiunque voglia partecipare, libero, per cui cari genitori all'ascolto. Se voleste partecipare, sicuramente troverete delle informazioni molto utili. Avvocato, grazie per essere stata con noi. E Grazie. Grazie, grazie e buon lavoro. noi adesso lasciamo spazio alla musica e torniamo più tardi con nuovi ospiti.